Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo tutorial. Io sono Michael the Dude e oggi sono qui per insegnarvi a piegare la carta per fare questo corvo in origami. È un origami semplice e occorre un solo foglio di carta quadrato. Bene, cominciamo! Prendete un foglio di carta quadrato ricavato da un foglio A4. E per cominciare facciamo una piega a metà, sia in orizzontale che in verticale. Marchiamo bene tutte le pieghe. Riapriamo il foglio e dobbiamo fare la stessa cosa con le diagonali. Quindi facciamo la diagonale destra e la diagonale sinistra. Che poi, essendo un quadrato, è tutto uguale, ma giusto per farveli distinguere a voi. Ora tenete chiuso una delle diagonali. Un momento che sistemo, perché l'ho piegata un po' storta. Ok, e ora facciamo una reverse fold. Dobbiamo fare la base quadrato, quindi questa piega all'interno la portiamo in dentro facendola diventare a monte. Questa piega centrale la facciamo diventare a valle. E facciamo la stessa cosa con l'altro lato. E abbiamo la nostra base quadrato. Ora prendete la vostra base e tenetela con l'apertura verso l'alto. E ora dobbiamo prendere questi due lati e portarli al centro. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi girate il foglio. Sempre con le parti apribili verso l'alto, mi raccomando. Ora prendiamo questo triangolino e lo pieghiamo all'indietro su questa linea. Poi prendiamo il foglio e rimettiamolo in questa posizione. Quindi il triangolino deve rimanere dietro e le punte verso il basso. Riapriamo le pieghe che abbiamo appena fatto prima e prendiamo questa ala e la spingiamo verso l'esterno. Dobbiamo fare una petal fold, quindi si deve aprire in questo modo e grazie a queste pieghe deve piegarsi in automatico. Il risultato dovrebbe essere questo. Giriamo il foglio, apriamo qui e ripetiamo la stessa cosa da questo lato. Bene. Una volta fatto questo, prendiamo il nostro foglio in questo modo, con le aperture qui in basso. E prendiamo queste punte e le portiamo, facciamo combaciare con questa punta qui in alto, tutte e due. Marchiamo. E riapriamo. Ora, dobbiamo fare in modo che questo lato diventi parallelo a niente, perché non c'è niente di parallelo, però deve essere, insomma, deve essere dritto orizzontalmente e dobbiamo piegarlo su questa punta. Quindi questa punta deve rimanere ferma, dobbiamo usare questa punta come perno e spostare il foglio finché non abbiamo raggiunto l'orizzontalità e poi marchiamo e facciamo la stessa cosa da questo lato. Quindi prendiamo punta e la usiamo come perno bene. Ora prendete questa aletta e ripiegatela verso il basso. Ora girate il foglio
con queste pieghe in vista e piegate e piegatele all'interno. Quindi pieghiamo il il foglio a metà, scusate. E ora dobbiamo fare il becco del corvo. Quindi prendiamo, mettiamo un dito all'interno di questa piega, spingiamo qui verso il basso e come vedete qui si formerà questa piega a valle. Schiacciatela. E avremo il becco del nostro corvo. E qui è un po' stropicciato, ma... E potete regolarlo come volete, potete farlo andare verso il basso, che sembra che dorma. Potete farlo più orizzontale, come preferite voi. A me piace in questa posizione, quindi lo terrò così. E ora l'origami potrà anche rimanere in piedi. Solo che la coda ci dà fastidio, infatti andrebbe messo su un piano, come vedete. Bene, e il vostro corvo è finito. Anche oggi il tutorial si è concluso, ma se volete piegare altra carta potete esplorare il mio canale, altrimenti ecco a voi dei link rapidi. Se vi è piaciuto il video potete cliccare mi piace e commentare, altrimenti se volete restare aggiornati su nuovi tutorial, non solo di origami, potete iscrivervi al canale. Da Michael the Dude è tutto per oggi, grazie per la visione, ci vediamo nel prossimo video.